Salve a tutti e bentornati a Dead by Daylight. Andiamo nella lobby, che secondo me anche questo fa parte del gioco, è un gioco a parte, il gioco della lobby. E lo sapevo. Ho esultato troppo presto. Ah. Adesso deve solo mettere pronto questo tipo qua. Ok. Vediamo che cosa riusciamo a fare. C'è qualcuno che ha messo legno di quercia pietrificato. Calma l'entità per impedire la comparsa di... Non ho letto. Di un qualcosa. La ferriera del tormento. Vabbè, come fanno questi a ritrovarsi rinchiusi qua dentro? Secondo me stanno di qua. Non lo so, me lo sento. Aha! No! Cavolo, sei ancora vivo? E indovina che c'è davanti a te? Hai indovinato? Un gancio! Gancio! No! Contento? Contento? Di che sei contento? Ok, quindi ne avevo ferito un altro. Però apparentemente l'hanno curato. Ora la domanda è: dove sono? Io lo so che stanno qua intorno e sono pronti a salvarlo. No! Aspetta che vengo da te. No! M'hanno liberato... Mannati! Dove state? Me l'hanno liberato sotto al naso. Mannati. Tanto vi trovo. Non stanno... riparando niente, apparentemente. Forse c'è uno che sta riparando. Preso. No! Cavolo!
No! Dove sono finiti? Ah, l'ho visto! Ti ho visto! Ah. Ora col cavolo che ti lascio andare via. Mi avete scocciato, io li appendo, faccio tutta questa fatica. E voi me li liberate. Ah, guardate, cavolo di gente. Scortesi, scortesi, scortesi. Non veramente scortesi. Cioè, uno fa tanto per loro e invece loro che fanno? Vengono, liberano. Come si permettono, dico io? Eh? Ma guarda un po'. Lascia stare, non resistere al dio Aracnide. Mi sa cos'è meglio per te, mi sa cos'è meglio per tutti noi. Io uno lo devo uccidere. Mi dispiace. Mi dispiace, amico mio. Cioè, se gli altri vogliono scappare, va bene, tu devi morire. Muori! Muori! Dove è finito? Cavolo! Ero convinto che fosse andato giù, e invece no. Oh. Vabbè, ci sono rimasto molto male. No, amico mio. No, non si fa così. Prima mi avete liberato le persone che io con tanta fatica avevo appeso al gancio. Poi mi state accendendo tutti i generatori. Non si fa, non si fa. Cattivo. Cattivo. Uno non so che cosa è successo, è morto? Cioè uno l'ho sacrificato, l'altro è morto? Da solo? Possibile? Com'è possibile? Sia morto da solo. Che strano. Ah, ok. Dai, lasciati andare. Non so se questa è una tattica corretta, cioè quella di aspettare che muoia. Però effettivamente se mi allontano troppo lo salvano. E io no, non guadagno punti.
credo. Oh. Vai, vai a raggiungere il dio Arachnide. Ok, ne manca uno solo. Che secondo me non sta neanche lontano. Sapete? È uscito, è scappato. Oh. Vabbè. Ce la siamo cavata bene questa volta, no? Credo. Beh, cavolo, abbiamo fatto 11.000 punti. Questo, come è morto Volteschio? Oh. Cioè, questo l'ho sacrificato al dio Arachnide. Questo l'ho sacrificato al dio Arachnide. Quell'altro non me lo ricordo. Cioè, l'ho colpito, è andato giù, poi non ci ho fatto più caso. Non lo so. Adesso che prendo questa, che succede? Oh, sono passato di livello. Imprevedibilità. Ogni livello della tela di sangue è generato in modo procedurale. La sua struttura e il suo contenuto sono imprevedibili. Ah, carino. Che cos'è? Sussurro amaro, competenza. Sblocca il potenziale dell'abilità di lettura dell'aura. Le aure dei sopravvissuti vengono rivelate per una durata di 2 secondi quando i cancelli di uscita vengono alimentati. Carino. Andiamo verso questo. Spranga lunga. Oh, cavolo, anche quello è carino. Beh, io direi di prendere prima questo, poi ci prendiamo questo spranga lunga. Targa distrutta. Ah, in caso di ustioni. Comunque, grazie a tutti e ci vediamo presto con un'altra puntata di Dead by Daylight. Ciao ciao!